è rientrato lui. Ma no, che faccia lui la diretta da prima? Lui se serve lì e fa la cosa. No? Ma non vieni? Ho capito dove è il problema. A posto. Guarda, aspettate,
Dopo la beffa di Cingoli, Lac-Nuoro non vuole arrendersi e cerca l'impresa. Quest'oggi contro Mestrino nel decimo turno della Serie A Beretta femminile. Sfida che sulla carta vede chiaramente avvantaggiata la compagine veneta, forte di un quinto posto in classifica con 4 successi negli 8 incontri fin qui disputati. Discorso diverso invece per un hack che divide il fondo della classifica con Padova. Un solo punto fin qui conquistato dalle barbaricine proprio in virtù del pari ottenuto nello scontro diretto con la neopromossa Cellini. Al di là insomma di quello che può far intendere la classifica, però l'AC non è assolutamente una squadra allo sbando. A Cingoli sabato scorso è stata infatti in vantaggio per circa 45 minuti e positiva era stata anche la prova di Pontinia, che aveva visto però l'ennesima tegola di una stagione fin qui maledetta con il grave infortunio occorso a Sandra Radovic, che era di fatto la vera e propria trascinatrice della squadra nuorese dal punto di vista tecnico e emotivo. Dal mercato è arrivata la volenterosa italo-argentina Mostoni e se le condizioni generali insomma appariranno più stabili tra un mese l'AC proverà a tornare sul mercato. Per il momento però c'è da stringere i denti e cercare di ottenere il massimo da questa situazione, che si è peraltro complicata nelle ultime ore con l'infortunio di Gaia Vinci e anche quello di Benedetta Firino, classe 2007, molto interessante, un prospetto tra i migliori insomma cresciuti nell'ultimo periodo qui alla Palestra Polivalente. Entrambe sono out per questa partita, così come ovviamente anche Radovic. Parliamo anche di Mestrino, che cerca quest'oggi 2 punti per cancellare l'ultima sconfitta comunque onorevolissima in casa contro la Iomi Salerno di Laura Avram, che è stata proprio l'ultima formazione qui a imporsi alla Polivalente. 31-27 il risultato finale, in quel caso in una gara che è stata molto equilibrata, specie nella prima frazione. In precedenza per Mestrino il rinvio della gara con Malo, il pari per 28-28 con Erice, la sconfitta di misura contro Oderzo per 23-22. L'ultimo successo dunque è datato 28 ottobre, un netto 26-15 su Leno. Mestrino che è ovviamente partita alla grande con 4 vittorie nelle prime 5 partite, poi un piccolo rallentamento. Le squadre sono pronte per iniziare questa partita. A dirigere ci sono i signori Luigi Paolo Regalia e Alessandro Greco. Arriva il fischio d'inizio con il primo possesso per la Lac-Nuoro, che ripetiamo cerca il primo successo in questo campionato. Squadra assolutamente fiaccata dagli infortuni, che proverà comunque a opporsi con orgoglio contro una delle formazioni che stanno tenendo alto peraltro il vessillo dell'Italia anche nel le competizioni europee. Parleremo anche di questo ovviamente nel corso della nostra telecronaca, approfittando di una delle prime pause. Azione qui organizzata per l'AC, la bandiera nuorese Domenica Santa qui ha cercato un invito in posizione di ala sinistra per il capitano Silvia Basolu. Sorpresa la squadra di casa qui su questa situazione di contropiede, che vede la prima realizzazione del match a opera di Angela Cappellaro, giocatrice in maglia numero 17 giallo-nera. Ha parlato di lei alla vigilia coach Deiana, perché la conosce parecchio visto che l'ha guidata in nazionale.
Cappellaro che è tornata dunque in Italia dopo l'esperienza produttiva in Norvegia, mentre è arrivato il palo di Michela Notarianni, giocatrice che al pari di Domenica Stata sta cercando di tenere in piedi Nuoro in questo momento molto difficile del campionato. L'attacco organizzato ora per Mestrino con Rauli e poi in posizione di ala sinistra c'era Biondani, cerca lo spazio qui per andare alla conclusione Irene Stefanelli, c'è il primo intervento della gara per Martina Sizia, portiere dell'AC Nuoro, anche lei nel giro delle nazionali. Domenica Satta va a mettere ordine qui con la collaborazione di Michela Notarianni, gira la sfera nell'attacco verde-azzurro, Notarianni a coinvolgere proprio l'italo-argentina Anna Mostoni. Satta trova lo spazio per il tiro, va a commettere però prima una violazione di passi prontamente segnalata dagli arbitri. Allora è ripartita Francesca Lucchin, estremo difensore di Mestrino, Stefanelli a coinvolgere Cappellaro, autrice ricordiamo della rete che ha sbloccato questa partita. Se ne sono andati 2 minuti e 10 secondi qui sul cronometro della polivalente. Rauli, Stefanelli, atteggiamento prudente dal punto di vista difensivo per l'AC su questo attacco della formazione veneta, che passa ancora per le mani di Stefanelli. Rauli si alza e calibra male qui la sua conclusione, che era arrivata praticamente dalla linea dei 9 metri. Vediamo cosa riesce a combinare l'AC dall'altra parte, che si affida a Domenica Satta di prepotenza. Satta non riesce però a passare, è arrivato il muro difensivo, mentre c'è un cartellino giallo all'indirizzo di Alice Biondani per la formazione di Mestrino. E allora ripartono le padrone di casa, Notarianni, si gioca ovviamente a porte chiuse qui a Nuoro, soltanto davanti a pochi addetti ai lavori. Satta per Mostoni, qui prova a far valere il fisico oltre che la sua caparbietà, c'è il 9 metri in favore delle verde azzurre, se ne va a incaricare Maida Chester, poi Domenica Satta, Michela Notarianni, quindi Anna Mostoni, si alza Notarianni, la sua conclusione è deviata e dunque può restare sul fronte d'attacco la squadra di Roberto Deiana, che insiste ed è a caccia della sua prima realizzazione in questa partita. Satta cambia direzione, poi prova a incrociare la sua conclusione verso il secondo palo, allarga un po' troppo, sostiene nella circostanza peraltro di essere stata un po' maltrattata dalla difesa di Mestrino, tutto regolare secondo gli arbitri, ed è ancora dunque Mestrino che attacca qui una interessante soluzione in ala con Bojana Jevremovic, che però non trova la necessaria precisione al momento del tiro. 3:51 trascorsi, sempre 1-0 per le ospiti. Satta non riesce nell'invito dentro per Chester, che si era smarcata in posizione di pivot. Ad ogni modo c'è l'irregolarità ai suoi danni che consente alle barbaricine di riprendere il gioco dai 9 metri. Notarianni, Mostoni, ancora Michela Notarianni, Satta, Notarianni prova a passare, Notarianni trova una gran bella percussione, qui c'era peraltro una evidente trattenuta che comporta il secondo cartellino giallo della partita, se non abbiamo visto male, all'indirizzo di Cappellaro. Buono spunto qui per Michela Notarianni, come detto 43 reti in questa stagione, ora proverà a realizzare dai 7 metri e riesce ad andare a segno Notarianni, che poi esulta mentre torna nella metà campo difensiva. Si sblocca anche l'AC, 1-1 qui alla polivalente. Inizio di gara equilibrato, come detto Mestrino nettamente favorita sulla carta, dall'altra parte c'è l'orgoglio però della squadra di Deiana, che non vuole assolutamente ripetere un po' ciò che era accaduto 2 settimane fa contro la Iomi Salerno nel turno infrasettimanale, con la vittoria direi abbastanza agevole insomma della squadra campana, che non ha faticato granché per espugnare la polivalente. Oggi quantomeno Nuoro vuole essere più combattiva, mentre c'è la seconda rete in questa gara per Cappellaro, trovata bene i 6 metri, battuta Sizia, torna avanti Mestrino. Notarianni, Satta, sarà Madau in posizione di ala destra. Madau qui per Mostoni, trova la traversa, il secondo legno
questa partita, se non andiamo errati, per Lac, mentre arriva l'azione di contropiede per Mestrino. Jevremovic, braccata in maniera irregolare da Basolo, è già ripreso il gioco dai 9 metri. Rauli va a coinvolgere in ala sinistra Biondani e poi chiama lo schema d'attacco Cappellaro a dettare ancora il ritmo della squadra veneta. Cappellaro ancora in ala sinistra da Biondani, deve esplorare altre soluzioni. Rauli che coinvolge poi Stefanelli, si alza Stefanelli, buono l'intervento di Sizia. E poi attenzione al contropiede, 2 contro 2, Basolu trova la parità, il capitano dell'AC, Silvia Basolu, 2-2 alla polivalente. Azione rapidissima, e da segnalare ovviamente anche la freddezza del capitano nuorese nel capitalizzare l'uno contro uno con Lukin. Attacca Chester in un primo momento, Stefanelli poi può proseguire viene a questo suo attacco manovrato. Mestrino, Cappellaro qui si aggrappa sulla sua maglia. Domenica Satta è già ripreso il gioco dai 9. Stefanelli avanza, Stefanelli l'incrocio con Rauli a coinvolgere ancora Cappellaro in ala destra da Jevremovic, torna fuori molto intelligentemente a beneficio di Pugliese che realizza la posizione centrale. Nulla da fare per Sizia, vantaggio per le ospiti sul 3-2. Partita gradevole, se ne sono andati 7 minuti qui alla polivalente Notarianni. Ricordiamo il 10° turno della Serie A Beretta. Con 2 rinvii faremo il quadro anche qui alla prima pausa utile. Seguiamo prima questa azione dell'AC con Satta che riesce a passare. Rete buona per Domenica Satta che, come c'era stato raccontato un po' a microfoni spenti nei giorni scorsi, ovviamente è una delle giocatrici che maggiormente soffrono l'assenza di cambi, le rotazioni corte per Lac che qui non riesce nell'operazione del sorpasso perché c'è questo gran salvataggio di Lukin che mantiene il punteggio sul 3-3. Dicevamo Satta che soffre un po' l'assenza di cambi, ce ne sono pochi per Nuoro, le ragazze in panchina sono tutte molto giovani e che sono spesso costrette a mettere una pezza dal punto di vista del minutaggio, ma sono ancora insomma in corso di formazione soprattutto in un livello, in un palcoscenico come quello della Serie A. Però Satta oggi ha fin da subito rimarcato la sua ferma intenzione di volersi un po' caricare la squadra sulle spalle vista la sua indubitabile esperienza. Qui c'è la violazione di passi che consente alla squadra di Dejana di tornare sul fronte offensivo con questa azione manovrata gestita da Domenica Satta. Notarianni, ancora Satta, Mostoni, l'incrocio con Notarianni, le sue finte, non passa, la difesa è chiusa, in ala sinistra c'è Basolu, sgambettata, c'è addirittura il 2 minuti in questo caso all'indirizzo di Bojana Jevremovic e secondo 7 metri di questa partita per Nuoro, sempre Notarianni andrà a incaricarsi della battuta. Ripetiamo, 2 minuti per Jevremovic. 8:35 giocati nel primo tempo, passa anche qui Notarianni, vantaggio AC Nuoro sul 4-3. Buon inizio di gara per le nuoresi, senz'altro più determinate, più aggressive rispetto a quanto visto nell'ultimo match interno, come dicevamo con Salerno. Deve un po' entrare ancora in questa partita invece Mestrino, Biondani intanto, Rauli, incrocio con Cappellaro, poi Pugliese, ancora Rauli, si cerca lo spazio centrale in questo caso ma il servizio per Cappellaro è impreciso. Allora Nuoro può portarsi dall'altra parte, lo fa con Ana Mostoni, la giocatrice argentina, scarica in ala da Basolu, delizioso pallonetto di Basolu per il più 2 AC, 5-3. Gran bella realizzazione per Basolu, non gradisce granché in panchina Giuseppe Lucarini, tecnico di Mestrino, che vorrebbe un po' più di concentrazione da parte delle sue. Rauli, Cappellaro, aggredisce la linea di passaggio Basolu dall'altra parte, allora si insiste sul lato sinistro, Cappellaro, Rauli,
Le sue finte, c'è Stefanelli braccata in maniera irregolare da Chester, che andrà a ricevere anche questo cartellino giallo. 9:51, siamo dunque quasi alla metà del primo tempo qui alla polivalente Stefanelli. Passi anche qui per Irene Stefanelli, un po' bloccata Mestrino in questo avvio, vediamo fino a che punto riesce ad approfittarne la formazione nuorese, che attacca con Notariani in posizione di centrale a coinvolgere Mostoni. Satta, Notariani, Mostoni, Basolu, gran bell'inizio di partita per il capitano delle nuoresi. Scambio tra Notariani e Mostoni, poi Satta, il cambio di direzione, ancora Notariani che provava qui a sorprendere Luchin, nella sua conclusione è prima sporcata e poi definitivamente intercettata dalle giocatrici di Mestrino. Torna dopo aver scontato la sanzione di 2 minuti Jevremovic, dunque parità numerica ripristinata qui alla polivalente. Cappellaro, Rauli, Biondani, Rauli, Cappellaro, Rauli, Stefanelli, braccata da Chester, stesa da Domenica Satta. 2 minuti e questa la decisione non graditissima da Roberto Deiana in panchina. 2 minuti per Satta dunque e 9 metri per Mestrino. Pugliese, Stefanelli, Cappellaro, ancora Stefanelli, Rauli, nella sinistra ancora Biondani, Rauli, Stefanelli, a chiamare in causa ancora Cappellaro che trova una bellissima conclusione in diagonale, impossibile da leggere per Sizia, ed è la terza rete in questa partita per Angela Cappellaro. Basolu, Mostoni, incrocio con Basolu, Maida Chester, per l'occasione si era spostata in posizione di ala sinistra, lei che è un pivot, ma i ruoli, gli schemi sono un po' saltati in questa stagione per Lac, perché molte ragazze allenate da Deiana hanno dovuto cambiare proprio ruolo originario per adattarsi un po' vista l'emergenza. Pugliese, contropiede Mestrino, Cappellaro, passa Cappellaro, questo è un bel intervento di Sizia, poi c'è, vediamo un po' l'irregolarità di Biondani, e dunque resta avanti l'AC Nuoro, 12:18 giocati nel primo tempo, 5-4. Cappellaro e Basolu, due tra le protagoniste più attese, certo non hanno tradito le aspettative in questi primi scorci di partita. 9 metri in Nuoro dopo questa trattenuta irregolare ai danni di Basolu, ecco qui il capitano dell'AC a servire Notariani, ancora Basolu, il suo cambio di direzione, interessante l'invito per Mostoni che però non era pronta alla ricezione, attenzione perché può partire il contropiede di Mestrino, qui sciupato da Biondani, anche se va detto che il servizio non era certamente dei più agevoli per lei, era un po' troppo alta e allora vanificata una gran bella opportunità qui per Mestrino, che poteva tornare in parità, invece si resta sul vantaggio nuorese 5-4. Notariani, Satta che è tornata in campo dopo aver anche lì scontato la penalità, Notariani non riesce a sfondare, 9 metri sul punto di battuta Chester, poi Satta a coinvolgere Notariani, bene dentro per Mostoni, attenzione perché c'è l'intervento arbitrale anche qui, terzo 7 metri della partita per l'AC Nuoro, fallo su Mostoni, Notariani per la terza volta dunque nel match cercherà di trasformare nell'uno contro uno con Luchin. 13:56, se ne sono andati sul cronometro, schiaccia per terra Notariani, questa è la sua terza rete nella partita. Campo per De Lussu intanto.
Vediamo come risponde dunque la squadra veneta. Cappellaro, Stefanelli, ancora a coinvolgere Cappellaro, Rauli, Cappellaro, l'incrocio con Pugliese, poi prende posizione in pivot, servizio schiacciato per terra per lei, tutt'altro che felice in questa circostanza. Allora Nuoro con fiducia dall'altra parte, sempre sul più 2, Satta schiaccia per terra e batte Lukin, più 3 a Nuoro. Direi a sorpresa in questo avvio di partita, l'umore non era certo dei migliori in casa barbaricina con tanti infortuni, la situazione di classifica che ovviamente lasciava presagire un predominio quasi certo da parte di Messina, invece nella pallamano non è mai detto. E fin qui la gara sta senz'altro sorridendo alla formazione di Dejana, più presente in partita, un atteggiamento più combattivo, e il parziale fin qui è, direi, assolutamente meritato. Più 3 per la prima volta in questa partita per l'AC Nuoro. Mestrino dall'altra parte con qualche problema, con un approccio un po' timido, diciamo. Notarianni, nonostante gli sforzi peraltro di Cappellaro, sta producendo abbastanza nell'attacco veneto. Qui c'è il cartellino giallo intanto per Cappellaro. Ha ripreso il gioco dai 9 metri. Satta, Notarianni, Satta, incrocio con Basolu, poi Satta, Notarianni, va a coinvolgere in ala destra Madau, torna fuori da Satta, la conclusione vincente di Domenica Satta, che sta giocando una strepitosa gara. 8-4 Nuoro. Ancora Satta a segno, veramente eccellente il suo apporto, classe 1978, dopo alcuni anni in Serie A2 a Sassari, ha deciso di tornare nella sua città per concludere nel miglior modo possibile una carriera di notevole fattura che l'ha vista tante volte protagonista anche con la maglia della nazionale. Intanto un po' di sfortuna per Cappellaro, la traversa, ma c'era anche l'irregolarità di Notarianni, gioco già ripreso, Casetti in campo intanto per Mestrino, lo scarico in ala a sinistra, difficoltà nella ricezione per Biondani, c'è l'invasione e poi il gioco che riprende dalle mani di Martina Sizia. 8-4, ripetiamo, amici di Eleven Sports, partita interessante qui alla polivalente. Satta, Mostoni, ancora Satta, Notarianni, incrocio con Madau in posizione di centrale, ancora Satta, prova a servire la corrente Mostoni, 9 metri AC Nuoro, riprende il gioco dalle mani di Delussu, Satta, poi ancora Mostoni, si alza dai 6 metri la deviazione di Lukin, ancora 9 metri però, ora fallo a premiare la squadra verde azzurra che continua a premere e sta attraversando un buon momento di fiducia, approcciato meglio la gara rispetto a Mestrino senz'altro. Notarianni, altro tiro teso, un po' angolato, Stefanelli allora dall'altra parte, si alza Stefanelli, ancora sfortuna però va detto per Mestrino, ancora il palo a dire di no alla conclusione di Stefanelli, nel fallo di Cappellaro intanto su Basolu, Satta, Notarianni, si torna dalle parti di Domenica Satta, Mostoni, Satta, Notarianni, Mostoni, Satta, Delussu, una volta nell'attacco nuorese, Notarianni, Satta, un servizio troppo lungo per l'esperta giocatrice nuorese. Ultime battute del primo tempo, Casetti qui passa, ma c'era prima una violazione di passi. 9 metri anzi per Mestrino. Casetti, Cappellaro, può avanzare qui
Cappellaro poi non trova lo spazio, allora appoggia verso Stefanelli, Casetti, Biondani, Casetti ancora, il cambio di direzione, Notariani non le concede spazio. La segnalazione però dell'arbitro, assegna il 9 metri ancora a Mestrino. Stefanelli, Casetti, vuole concludere questa prima frazione con un pizzico di fiducia in più, squadra di coach Lucarini. Stefanelli, si alza Stefanelli, trova l'angolo giusto qui, assegno Stefanelli per l'8-5, Mestrino accorcia le distanze e torna sul meno 3. Dejana qui, va a dire qualcosa al suo portiere Notarianni. Satta, De Lussu, poi Notarianni ancora, Satta, Mostoni, Notarianni, la giocatrice a terra per Mestrino. Notarianni si alza dalla linea dei 9 metri, non trova una buona mira in questo caso. Allora Cappellaro dall'altra parte, sa giù da Satta, 9 metri. Jevremovic non riesce a superare la guardia di Basolu, Stefanelli qui murata da Notarianni e poi De Lussu perfeziona il recupero. Lacnuoro, Satta, Mostoni, Notarianni, torna Chester, Satta, Mostoni, ancora Domenica Satta. Posizione di pivot c'è Maida Chester, continua questo giro palla, azione organizzata per l'AC. Basolu prova a sorprendere la difesa avversaria, il pallone che non passa, prova a stringere un po' di più ora le maglie difensive. Mestrino qui rischia su questo inserimento deciso di Basolu, fermata fallosamente ancora a 7 metri. Stavolta c'è il cambio di soluzione in porta con Shima che rileva Lukin. E ancora Notarianni che si presenta dalla linea dei 7 metri, 8-5 il vantaggio dell'Acnuoro. Fulminata qui Shima, Notarianni senza esitazioni. Quarta rete per lei. È ripristinato il più 4 per l'Acnuoro. 22-12 trascorsi sul cronometro del primo tempo qui alla Polivalente. C'è il time out chiesto da coach Lucarini per cercare di correggere questo inizio di gara un po' difficoltoso per Mestrino. E allora noi approfittiamo di questo time out per andare a vedere un po' il quadro restante delle partite in programma. Quest'oggi abbiamo detto due rinvii tra Oderz e Cassano Magnago, tra Erice e Padova. Si gioca invece tra Ferrara e Cingoli, tra Malo e Brixen e tra Leno e Pontinia. Ricordiamo in classifica prima di questo turno Brixen in testa con 17 punti, segue Oderzo con 14, Salerno 12, Pontinia 11, Mestrino 9, Erice 8, Cassano Magnago ugualmente 8 punti, Ferrara 7, Malo 4, Cingoli 4, Leno 4, Padova e Nuoro chiudono in graduatoria con un punto per parte. Non abbiamo visto fin qui in partita Lucarini, nel fila di Mestrino è la quinta miglior marcatrice della Serie A Beretta con 50 reti. Si può riprendere intanto, ripetiamo 9-5 HAC. Casetti, Stefanelli, dentro, si invito per Pugliese, recuperato Sizia, Notarianni lungo da Basolu, poi Satta,
braccate irregolarmente da Cappellaro. 9 metri Nuoro. Satta, Notarianni, Mostoni, ancora Michela Notarianni per Domenica Satta. Alla destra, ma da un non ha lo spazio per concludere. Allora Satta, cambio di direzione, qui una traiettoria letta bene da Lukin che si oppone. Cappellaro a tutta velocità dall'altra parte. Stefanelli, qualche problema nell'addomesticare questo pallone. Poi Casetti. 23:30 sul cronometro del primo tempo. Casetti, Cappellaro, avanza Cappellaro, va a coinvolgere Casetti. Adeguamenti difensivi per l'AC Nuoro su questo possesso qui. C'è il 9 metri, già battuto Stefanelli, fermata da Satta ancora irregolarmente. Si torna sulla linea dei 9 metri. Stefanelli nella destra da Jevremovic. Cappellaro, Cappellaro, bel cambio di direzione qui, spiazzata Sizia, ma prima, anzi, la rete è assolutamente regolare e c'è il 2 minuti ai danni di Notarianni. 9-6 dunque, 2 minuti per Notarianni. Altra penalità per la squadra di Deiana. Dopo quella fiammata di Satta si è un po' fermata dal punto di vista della produzione offensiva. 24:20 sul cronometro del primo tempo. Madau, Basolu, Chester, Mostoni. Satta ha provato a sorprendere Lukin. La finta, Lukin però è stata attenta ed è riuscita a neutralizzare con un piede. Cappellaro dall'altra parte, buca ancora la rete di Sizia. Attenzione alla rimonta di Mestrino dopo il timeout, altra rete per il meno 2. 9-7 e sensazione comune che l'inerzia anche mentale della partita stia cambiando direzione. Meno di 5 minuti alla conclusione del primo tempo. Satta, Basolu, Mostoni, incrocio con Satta, finisce giù Basolu, evidente qui la scorrettezza e i suoi danni. 9 metri, ma prima c'è il timeout di Deiana con, come detto, questo momento di leggero appannamento da parte della squadra nuorese. A lungo in vantaggio di 4 lunghezze. Tra le principali protagoniste di questa partita c'è, come detto più volte, Angela Cappellaro, classe 95, come detto tornata in Italia dopo la sua parentesi norvegese con lo Skrim Kongsberg. Novità anche quella rappresentata da Rauli, tornata a Mestrino dopo 3 stagioni trascorse a Oderzo. Per il resto, come segnalato proprio da coach Deiana in sede di presentazione di questa partita, sono tante, soprattutto le conferme. Mestrino che ha avuto, diciamo, il vantaggio di poter lavorare su un gruppo già affiatato e consolidato che è alle prese in questa stagione anche con l'esperienza europea per la prima volta nella sua storia. Segnaliamo con piacere, ricordiamo la bella vittoria dello scorso 18 ottobre a Koper in Slovenia, il supplementare 29-27, il successo sull'HC Real, formazione ucraina, e quindi avanzamento del turno in Europa che vedrà la squadra veneta affrontare la Lokomotiva Zagabria, squadra assolutamente blasonata
mentre arriva la rete di Pugliese a riaprire una volta di più i giochi. 9-8, meno 1, tornano Tariani dopo aver scontato da due minuti. Dicevamo della Locomotiva Zagabria che dal 95, pensate, fa le coppe europee, che nel 2017 ha già conquistato una Challenge Cup. Notarianni, Satta, fra Michela Notarianni, Mostoni, incrocio con Chester, Mostoni, arriva Satta, finta la conclusione, gira Satta e trova l'angolo giusto. Questa è una gran rete per Satta e provoca peraltro anche il due minuti con i danni di Cappellaro. Vibranti proteste di Cappellaro, Nuoro che non ci sta dunque e reagisce ancora una volta. La giocata veramente di grande fattura da parte di Satta. 10-8, Casetti, Pugliese, Casetti, Biondani, 27 sul cronometro del primo tempo. Casetti, Biondani, Stefanelli, coinvolgere ancora Casetti, la conclusione vincente. Mestrino si è, direi, a questo punto definitivamente sbloccato dal punto di vista della produzione offensiva, produce con molta più facilità ora la squadra di coach Lucarini, al di là del risultato che premia comunque in questo momento ancora l'AC Nuoro, 19, e proverà ad andare al riposo in vantaggio la squadra di Deiana. Era successo così anche a Cingoli, poi sopraggiunta la stanchezza. Vedremo come andrà questo pomeriggio. Qui ancora un fallo ai danni di Satta, 9 metri, Nuoro. Mostoni, Notarianni, Satta, ancora Satta, questa conclusione calibrata male però. La mano sinistra, parte della giocatrice in maglia numero 78, due minuti. La pausa di metà partita, gara in equilibrio ora. Biondani, Casetti, vediamo il due minuti poco fa, i danni di Cappellaro. Biondani, incrocio con Stefanelli, aperto lo spazio bene in ala sinistra, gran intervento qui per Martina Sizia che chiude il primo palo sulla conclusione di Biondani. Stefanelli, Casetti, si scontra con Chester, tutto regolare. Stefanelli, inseguita proprio da Chester, passa Stefanelli, violazione di passi però. E allora stiamo per entrare nell'ultimo minuto della prima frazione. Satta, Notarianni, Mostoni, Satta, incrocio con Basolu, Mostoni, Satta, occhiata verso Madau, un doppio pivot qui per Nuoro, il servizio però è impreciso. Allora altra opportunità per Mestrino per cercare di andare al riposo in parità. Pugliese, Casetti, è tornata ovviamente Cappellaro, si riparte dai 9. Stefanelli, seguita da Chester, Jevremovic in ala destra, riesce a far passare in mezzo alle gambe di Sizia ed ecco la parità a quota 10. Infuriato Deiana per questa conclusione che ha un po' beffato Martina Sizia. Finisce qui il primo tempo alla polivalente. 10 pari tra AC Nuoro e Mestrino. Dicevamo 10 pari tra AC e Mestrino in una partita equilibrata. Molto bene l'AC nei primi 20 minuti soprattutto di questa prima frazione, gli ultimi 10 invece hanno segnato la riscossa di Mestrino che proprio in conclusione è riuscita a pareggiare. Dunque a quota 10 noi ci fermiamo per qualche minuto, torneremo sempre su Eleven Sports per la ripresa.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Alì sono così. Alì migliora la vita.
Amici di Eleven Sports, ben tornati in diretta dalla polivalente di Nuoro per i secondi 30 minuti del match tra le padrone di casa e Mestrino. 10 pari dopo la prima metà di gara, con le padrone di casa che sono state capaci di portarsi anche sul più 4 o di mantenerlo peraltro anche a lungo. Negli ultimi 10 minuti invece della prima frazione è arrivata la riscossa, la rimonta della squadra veneta, che ha ripreso le padrone di casa a quota 10. Ora si riparte dunque. Vedremo dunque chi avrà la meglio in questa sfida valida per la decima giornata della Serie A Beretta femminile. Il primo possesso del secondo tempo è per Mestrino Cappellaro. Trascinatrice assoluta della sua squadra nel corso un primo tempo non brillantissimo, come detto e come più volte evidenziato nei primi 20 minuti. Qui la conclusione tentata da Rauli viene deviata e dunque Mestrino può restare sul fronte d'attacco. Lo fa con Cappellaro. Rauli, ancora Cappellaro, affrontata da Mostoni. Chiude il primo palo Sizia, c'era però la scorrettezza ai danni di Cappellaro. E allora 7 metri per Mestrino con Jevremovic, che cercherà di riportare la sua squadra in vantaggio dopo lungo tempo. Qui sbaglia dai 7 Jevremovic. E sospiro di sollievo per Lac, che resta in parità e ora prova a riprendere la testa di questa partita. Mostoni, Notarianni, Satta, quindi Madau, ancora Domenica Satta, Notarianni, l'incrocio con Chester, Satta, Mostoni, Notarianni, ha provato a schiacciare in ala a sinistra, il pallone respinto, allora insiste Basolu, Mostoni, Satta, va a coinvolgere in ala destra Madau, che torna dalle parti di Mostoni, in posizione di centrale, Notarianni, bel movimento a smarcarsi, poi Basolu, Mostoni, la finta, Mostoni, 9 metri. Provato a stringere anche qualche maglia difensiva Mestrino nel corso della seconda parte della prima frazione, e cercherà senz'altro di proseguire sulla stessa falsa riga. Si alza Satta, qui calibra male la sua conclusione, guarda l'indirizzo degli arbitri senza però ottenere un fischio amico. Se ne sono andati 2-10 nel corso del secondo tempo, ancora nessuna rete fin qui alla polivalente. Ci riesce per ora Cappellaro, che schiaccia per terra sull'uscita di Sizia, porta avanti Mestrino. Mestrino che era stata avanti soltanto nelle primissime battute di questo incontro, poi sorpassata sul 4-3 dall'Hack, che ha lungamente mantenuto la testa del match. Non è più così ora. Mostoni, Basolu, provato a metterci una mano Jevremovic, il possesso ancora per le verdi azzurre. Madau, Basolu, cambio di direzione per Basolu, prova a lavorare qui con Mostoni, ancora il capitano dell'Hack, Notarianni per Domenica Satta, Madau, si riparte dai 9. Notarianni, Satta, avanza Satta, prova a concludere, tiro indirizzato sul primo palo, Lukin fa buona guardia, poi parte il contropiede di Mestrino. Jevremovic trova sulla sua strada un grande intervento di Sizia, che si ripete in un secondo momento su Stefanelli, ma in questo caso c'era stata l'irregolarità. E dunque secondo 7 metri di questo secondo tempo per Mestrino. È andata fuori Jevremovic in precedenza, stavolta si incarica della battuta Stefanelli, che riesce a superare Sizia, più 2 Mestrino, 12-10.
Satta, Notarianni, Mostoni. Si gira Notarianni, maltrattata al momento della conclusione, vistosamente trattenuta. Si riparte dai 9. Battuta di Chester, Notarianni, Satta, ancora Michela Notarianni, Mostoni, Satta, cambio di direzione per Satta, è arrivato l'intervento di Lukin, prima però c'era ancora la segnalazione dei 9 metri, come detto, per le nuoresi che sono già ripartite sotto di 2. Ora la partita sta cambiando clima qui alla Polivalente, con Mestrino che ora prova a capitalizzare ancora in contropiede. Jevremovic porta le sue sul più 3. Gara che fin qui sta seguendo un po' la falsariga delle ultime per Nuoro, un inizio tratti anche eccellente, poi la stanchezza che fa capolino. Scarsezza delle rotazioni, insomma i tanti infortuni, ricordiamo non solo Radovic, anche Vinci e Benedetta Firinu, che nonostante sia una classe 2007 stava già dando tanto a questa squadra. Entrambe sono fuori per infortuni ed è normale, insomma, che con l'andare della partita possano sorgere dei problemi. Qui intanto Basolu non si vuole arrendere, va a prendersi questo 7 metri e provoca il 2 minuti, ma i danni di Maria Rauli. Si ripresenta dalla linea di 7 Notarianni per provare a fermare la rincorsa di Mestrino, che ora è avanti di 2, 13-11, per fermare un po' l'emorragia, diciamo, Notarianni con la quinta rete della sua partita. Superiorità numerica per l'AC pugliese. Prova a passare, coinvolge in ala sinistra Biondani, qui Zizia è attenta sulla conclusione beffata proprio sul finire del primo tempo da un tiro indirizzato sul primo palo che insomma non l'ha trovata pronta, è stata rimbrottata a lungo per questo motivo da coach Degliana. È iniziato decisamente meglio il secondo tempo, qui però non ha potuto nulla sul tiro di Stefanelli che è valso il nuovo più 3 a Mestrino, 14-11. Basolu, Satta, Madau, Basolu, Notarianni, Chester, Notarianni, ancora la manovra di Nuoro, Basolu fermata irregolarmente, 9 metri. Doppio pivot ancora per l'AC, provato a servire Madau, qui Basolu schiacciando per terra questo pallone, ancora 9, Notarianni, e finte di Notarianni, si era liberata bene al tiro qui. Sempre AC Nuoro in attacco con Basolu che si era che lei è liberata molto bene per la conclusione, qui ha trovato una bella opposizione da parte di Lukin. Satta conclude in maniera vincente, Domenica Satta prende bene il tempo alla difesa e porta la sua squadra sul meno 2, 12-14. L'AC vuole mollare e vuole tenersi sempre a contatto nonostante non abbia più la testa della partita. Stefanelli, pugliese, Cappellaro fa vedere e riceve qui Rauli, Cappellaro in ala, da Jevremovic, ancora Sizia vuole ergersi tra le protagoniste di questa partita, vuole tenere a contatto la sua squadra. Notarianni trova ancora Lukin sulla ribattuta, Notarianni trova ancora l'angolo giusto, meno 1 Nuoro, 13-14. C'è ancora da sudare per Mestrino, se ne sono andati 8:30 nel corso del secondo tempo. Cappellaro, Stefanelli, ancora Cappellaro, Rauli, Biondani,
Rauli schiaccia in ala destra verso Jevremovic. Irregolarità di Basolu. Attenzione qui a Rauli, a coinvolgere Biondani, pallone perso. Sizia si affida a Satta, poi costruisce l'hack. Domenica Satta porta il pallone nella metà campo d'attacco. Trattenuta Satta, si libera comunque al tiro. Si parte dai 9 anche qui. Basolu, Notarianni, poi Satta, Madau, Satta, coinvolgere Silvia Basolu, Domenica Satta, ancora 9 metri a Acnuoro. Basolu, l'incrocio con Chester, quindi Notarianni. In ala per Podda, c'è l'invasione. Riparte Mestrino, sta velocità da coach Lucarini in panchina. Biondani, Rauli, Stefanelli, Cappellaro. Intervento col piede qui. Campo per Podda, dicevamo in precedenza, classe 2005. Stefanelli, Cappellaro, Rauli, qui angola bene la sua conclusione ma è sfortunata, trova il palo interno. Stefanelli dall'altra parte, anche lei sfortunata, c'è il tocco di Sizia che poi recupera. E allora si salva l'Hack che torna dall'altra parte con la palla della possibile parità. Basolu, Satta, Chester in posizione di pivot, incrocio con Notarianni, poi Satta, la conclusione di Satta, blocca il pallone Lukin che lancia subito lungo per il contropiede di Mestrino. Pugliese, arriva Rauli, un pallone difficile salvato da Biondani, anzi no, palla che era uscita. Lucarini molto arrabbiato per la gestione deficitaria di questo contropiede che era ghiotto per Mestrino. Mestrino che ha pensato a un certo punto al principio di questa seconda frazione, probabilmente sul più 3, di poter prendere il largo, invece con orgoglio l'Hack è tornata subito lì. Dodicesimo che sta per scoccare. Notarianni, bel cambio di direzione di Notarianni e arriva la parità a 14. Nuoro non molla, Notarianni a segno, sesta rete per lei. Cartellino giallo all'indirizzo del tecnico veneto Giuseppe Lucarini, qualche protesta di troppo per lui secondo la coppia arbitrale, secondo il delegato della FIGH presente questa partita. Cappellaro intanto, serviamo l'azione di Cappellaro che qui prende un po' in controtempo Stefanelli, mantiene il possesso però Mestrino. Biondani, pallone dentro per Rauli, c'è intervento irregolare di Mostoni, 7 metri Mestrino. Sarà Stefanelli a incaricarsi della battuta, proverà a ipnotizzarla Sizia, riporta avanti Mestrino Irene Stefanelli con la rete del 15-14. 13:05 trascorsi nel secondo tempo qui alla Polivalente, gara che continua a giocarsi sul filo dell'equilibrio. Mostoni, Notarianni, Satta, Madau, ancora Domenica Satta, Notarianni, Mostoni, qualche problema sulla ricezione, tiene vivo però con la collaborazione di Basolu. Notarianni per Domenica Satta, fuori
qui Nuoro non riesce a dar sfogo alla sua azione offensiva. C'è l'intervento arbitrale che assegna il possesso a Mestrino. Cappellaro qui, tiro centrale, insomma facile in questa circostanza all'opposizione di Sizia, lancio lungo per Basolu. Due minuti per Biondani. Dopo questa scorrettezza ai danni di Basolu. Si ripresenta dalla linea di 7 dunque Michela Notarianni, trascinatrice assieme a Satta. Tanto per cambiare in questa partita per Nuoro, qui prova prima il palo, poi la deviazione sfortunata di Lukin, pari a 15. Cappellaro, e poi Rauli. Attacco organizzato per Mestrino. Jevremovic tiene vivo. Braccata da Basolu. Si riparte dalla linea dei 9. Cappellaro. Qui è molto brava Chester ad andare a interrompere questo possesso di Mestrino con caparbietà. Sta facendo tanto lavoro oscuro il pivot dell'HAC, Maida Chester, una delle novità di questa stagione per coach Roberto Deiana. Intanto Mostoni, Notarianni, Satta. Qui c'è l'irregolarità di Chester, peraltro esordiente in Serie A Beretta. Jevremovic, Cappellaro, ancora Jevremovic, Rauli. Gran bella conclusione qui da posizione di terzino destro per Jevremovic. Supera Sizia, vantaggio Mestrino. Mostoni, siamo nella seconda metà, nella seconda frazione. Satta, Notarianni, l'incrocio con Chester, torna da Mostoni, poi Notarianni che va in ala da Basolu. Gran bella giocata dall'ala sinistra per Silvia Basolu, prende in controtempo Lukin, parità a 16. E anche Basolu a tenere in piedi da buon capitano l'HAC, assieme a Notarianni, assieme a Satta. Cappellaro, Stefanelli, la spinta probabilmente i suoi danni, trattenuta anche i danni di Pugliese. 7 metri per Mestrino. Passa Stefanelli, riporta avanti le sue sul 17 a 16. Protesta di Jana intanto per l'intervento col piede in precedenza. Continua a giocare alla polivalente, partita sempre aperta e avvincente in questo decimo turno della Serie A Beretta femminile. Notarianni, Satta, ancora Michela Notarianni, l'incrocio con Chester. Quindi Satta, Mostoni, Satta da lontano trova una clamorosa traversa interna. Allora vediamo se parte il contropiede di Mestrino. Il rientro è puntuale per l'HAC, ha un passo dal recupero. Qui Satta a 9 metri per la compagine veneta. Cappellaro, Rauli, incrocio qui con Stefanelli, alza troppo la mira Stefanelli, c'era
In precedenza la trattenuta di Chester, 2 minuti per lei. Stavolta sì, 9 metri per Mestrino. Stefanelli. Qui spiazza Sizia. Ripristina il più 2. Sostituzione intanto per la squadra di casa con l'uscita di Mostoni e il ritorno in campo di De Lussu. Basolu, Satta, quindi Madau, con la Domenica Satta per Basolu. Trovato qui una interessante linea di passaggio per Madau. Pallone deviato. Satta, Notarianni, Madau con difficoltà su questo servizio della compagna, il pallone è uscito peraltro. Cappellaro. Gioco interrotto intanto. Si riparte qui alla polivalente. Stefanelli, Cappellaro, schiaccia in ala per Jevremovic, deve tornare fuori Stefanelli, invita l'azione Cappellaro che si insinua tra le maglie difensive di Nuoro. Altra segnalazione di 7 metri per Mestrino. La sorpresa di Satta, vediamo se riesce a tornare sul più 3 la squadra ospite. Stefanelli batte Sizia anche in questo caso, 19-16, nuova accelerazione. Gran protagonista di questo secondo tempo Irene Stefanelli. Satta, Notarianni, 9 metri in Nuoro. Time out intanto in campo sul punteggio di Mestrino 19, Nuoro 16. 3 reti in fila dunque per le venete dopo il 16 pari siglato da Silvia Basolu. Provato a riprendere possesso della gara, vedete inquadrato proprio il time out della formazione giallonera con Lucarini appunto che chiede alle sue ragazze di chiudere i conti il prima possibile per evitare dei rischi in questo finale di gara. Non vuole mollare dall'altra parte l'HAC. Ha giocato con grande intensità. Chester per Notarianni e quindi Basolu, De Lussu, Basolu, Notarianni, Satta.
però è arrivata la conclusione. Notarianni deviata da Lukin, ma si riparte dai 9. Basolu, Notarianni, Satta. Notarianni, gran bel cambio di direzione, altra rete per Michela Notarianni, prestazione eccellente, l'ennesima della sua stagione, giovanissima anche Michela Notarianni, originaria di Fondi, seconda stagione qui a Nuoro per lei. E sta ancora crescendo tantissimo. Cappellaro intanto trova la traversa qui. C'è ancora un intervento arbitrale. 9 metri. 17-19. Attenzione qui alla rubata di Chester che può lanciare in contropiede. Domenica Satta. Trattenuta, i danni di Satta. Imbufalito Lucarini per questa persa. 2 minuti ancora per Cappellaro. E Notarianni dalla linea dei 7 per riportare le sue sulle meno 1, ci riesce Michela Notarianni a 8 dal termine, poco meno, Lac è sempre lì. 2 reti in fila per Notarianni, 18-19. Jevremovic, Rauli, Biondani, ancora Rauli, chiamare in causa la compagna al numero 19, Rauli, Biondani, Jevremovic. Biondani trova l'opposizione di Sizia. Chiede un ultimo sforzo degli Ana per contendere fino all'ultimo questa partita a Mestrino. Non è riuscita a scappare via quando sembrava averne l'opportunità all'inizio del secondo tempo sul più 3. Altro 2 minuti intanto, stavolta ai danni di Maria Rauli. Allora deve assolutamente cercare di capitalizzare con questa superiorità numerica Lac, occasione chiotta. Satta schiaccia per Madau, torna fuori da Domenica Satta, chiamare in causa Notarianni che passa e trova la parità a 19. Ancora un gol in questa serata veramente strepitosa per Michela Notarianni, 6 e mezzo quasi al termine della partita e siamo ancora pari alla polivalente. Basolu a inseguire Jevremovic, Stefanelli si gira, braccata da Madau, trova lo spazio per la conclusione. Attenzione a 2 minuti anche dall'altra parte per Giulia Madau. La rete è ovviamente regolare. E Mestrino è di nuovo avanti sulle 20-19. Come sottolinea Degliana, c'è comunque una superiorità numerica per Nuoro in questo caso. Basolu, Notarianni, Satta per Maida Chester. Grande intervento qui di Lukin, non si arrende Chester. Azione interrotta, vediamo un po'. 2 minuti anche per Lukin. Toshima in porta. Un po' di nervosismo anche sulla panchina di Mestrino. 54 e 11 giocati.
Il possesso dopo qualche discussione viene assegnato a Mestrino, anche se c'è ancora qualcosa di cui discutere. Finale veramente che si preannuncia infuocato qui alla Polivalente, dove l'AC cerca la prima vittoria in campionato. Mestrino non vuole perdere terreno rispetto alle posizioni di vertice, con Pagine che mira ovviamente un posto importante nei playoff e non vuole ovviamente lasciare punti per strada sul campo. Una squadra ultima in classifica in questo momento, ma comunque tutt'altro che derelitta, tutt'altro che arrendevole, come dimostrato oggi. Due minuti per Chester, partita spigolosa, data anche l'importanza della posta in palio. Dovrebbe tornare a breve Mostoni. Segnalato, se non abbiamo visto male, in questo caso erroneamente, un cartellino rosso ai danni di Maida Chester. Secondo, due minuti. Decisione dunque corretta. Un piccolo errore insomma sul taccuino dell'arbitro, prontamente risolto anche grazie all'intervento del collega. Allora 54 e 45 giocati in questa partita avanti. Mestrino di una sola rete sul 20 a 19. In attacco la squadra giallonera con Cappellaro. Coinvolgere Jevremovic che batte Sizia. E torna sul più 2, 21 a 19. Giallo per Dejana intanto. Tolta in Nuoro, ovviamente a dover giocare in inferiorità numerica, qui fermata Satta, intervento arbitrale 9 metri. Satta, questo è un gran gol. Domenica Satta che vuole rilanciare le quotazioni di Nuoro. Punto a punto. Torna Giulia Madau dopo aver scontato il 2 minuti, c'è l'errore intanto da parte di Rauli. Può tornare dunque in attacco Nuoro con possibilità di tornare nuovamente in parità a 4 dal termine. Satta, Notarianni, trascinatrice assoluta assieme proprio a Domenica Satta in questa partita. Notarianni, grande angolo trovato da Michela Notarianni. Veramente partita sontuosa per la giovane fondana, classe 2002. Tre minuti e mezzo al termine, tutti da vivere qui su Eleven Sports. Stefanelli, sfortunata, qui trova un gran palo. A dirle di no, poteva essere il nuovo vantaggio per Mestrino. Invece si resta in parità con Nuoro, che può rimettere la testa avanti. Torna anche Maida Chester dopo aver scontato il secondo, due minuti della sua partita. Satta, De Lussu, Satta ancora, Notarianni. C'è l'interruzione per il time out. Allora 56 minuti e 57 secondi se ne sono andati.
Non è bastato questo tempo per scalfire l'equilibrio e alla polivalente lungo più 4 Nuoro nel primo tempo. Nel secondo invece Mestrino in almeno due circostanze ha dato la sensazione di poter prendere il controllo della partita e invece è ancora tutto da scrivere l'epilogo di questa partita. Deiana prova a preparare la strategia. Time out concitato in casa nuorese. Che un eventuale pareggio avrebbe un impatto notevolissimo anche sul morale di questa squadra che, come detto, sta attraversando un momento nerissimo dal punto di vista delle assenze, degli infortuni, dei problemi, con anche l'addio imprevisto di Cristina Calla, giocatrice ungherese che è arrivata qui con qualche problema fisico, ha preferito non rischiare ulteriormente Nuoro. Intanto Satta si è fermata a causa dell'intervento irregolare che farà ripartire l'azione dai 9. Dicevamo, Calla non poteva garantire un apporto solido nel breve termine, allora si è preferito interrompere il rapporto. Ancora intervento irregolare su Domenica Satta. 57-35, e sono andati qui alla polivalente. Madaua fa riprendere il gioco dai 9. Notarianni, Basolu, De Lussu, ancora Basolu, Notarianni, Satta, dentro bene da De Lussu, trova prima l'opposizione di Lukin, poi è sembrato che la palla abbia addirittura baciato la base del palo interno. Ultimi due minuti allora, pari 21 qui alla polivalente. Rauli, Cappellaro, Rauli ancora, Cappellaro, attacco organizzato di Mestrino, trovare lo spiraglio giusto e riportarsi in vantaggio. Jevremovic qui supera Sizia con questa traiettoria beffarda per il numero 1 nuorese. Vantaggio garantito dunque da Jevremovic. Notarianni, Satta, Madau, Notarianni, Basolu, Notarianni, Satta, cambia direzione, Satta qui sbaglia la misura del suo passaggio, ma c'è l'intervento arbitrale a segnalare il 9 metri per Nuoro con Chester. Notarianni, ultimo minuto di partita, Satta il tiro deviato e ancora Nuoro in attacco dunque. Pallone schiacciato per Basolu. Basolu da Notarianni, la piazza sotto la traversa. Pari 22 e ultimi 35 secondi di partita. Attenzione a Mestrino dall'altra parte. Subito vediamo un po', c'è l'intervento arbitrale per segnalare un timeout chiesto da coach Lucarini. Notarianni ancora a segno. Nuoro non si arrende e Mestrino che avrà l'opportunità in attacco a poco più di 30 secondi dal termine. Abbiamo parlato a lungo dei problemi di Nuoro in questa stagione, da segnalare ovviamente che anche Mestrino si presenta a questa gara con delle defezioni importanti, insomma, che hanno inevitabilmente inciso sull'andamento della partita. Trentaquattro secondi al termine. Attacca Mestrino dopo il timeout.
Cappellaro, Rauli, Biondani, si fa vedere Stefanelli seguita come un'ombra da Chester. Rauli, Cappellaro, ancora Rauli, prova a liberarsi al tiro, cede all'indirizzo di Biondani. 15 secondi, Stefanelli da Jevremovic, prima la segnalazione arbitrale di 9 metri. Cappellaro fermata da Notariani, resiste Cappellaro. Suonata la sirena. Ci sarà ovviamente la concessione di questo tiro dai 9 per Stefanelli. E sulla linea dei giocatori nuoresi. Stefanelli sul pallone. Parasizia, finisce qui alla polivalente. Punto preziosissimo per Lac che ferma Mestrino, impattando sul 22-22 in una gara equilibratissima a dispetto dei valori sulla carta e soprattutto di ciò che dice la classifica. Nuoro ha combattuto con il coltello tra i denti e è riuscito a strappare, direi, con merito questo risultato, trascinata da una super Michela Notariani nonostante le tante assenze. Mestrino dunque deve rimandare ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria, che sembrava poter avvenire oggi contro la squadra che si presentava da ultima in classifica. Invece Nuoro ha saputo tenere, ha saputo reggere, ha saputo sfoderare, soprattutto una prova di grande carattere. Ora prova festeggiata al centro del campo. A me non resta altro a questo punto che ringraziare Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. Vi rimando anche a tutte le interviste post gara che potrete vedere poi sui canali ufficiali dell'AC Nuoro. Ripeto, grazie ad Andrea Farris, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento su Eleven Sports.